Ciao, sono tornata. Come vi avevo promesso, ho fatto una classificazione di tipologie di clienti. Vediamole insieme. Allora, lo vorrei più arioso? Lo vorrei più fashion? Più comunicativo? Più colorato? Ancora più colorato? Hai presente Blue Tiffany? No, troppo adesso. Ok, ora tutto come prima, ma più delicato. E il font lo vorrei più serio. No, ora troppo serio. E se lo facciamo più giovane? Guarda, togliamo il testo, così è concettuale. Guarda, bello, ma secondo me un bel Comic Sans e passa la paura, così si legge bene ed è simpatico. Non so, ma se facciamo una scritta più grande? Troppo? Non so, tu che dici? Forse più piccola? Ma forse poi dopo non si legge? Ma tu che dici? Dai, sì, più grande. Oddio, ma dopo forse è troppo? Sì, facciamo così, come dici tu. Però questo lo farei più evidente. Oh, però l'esperto sei tu, eh. Ah, poi questo lo spostiamo più in alto? Che dici? No, perché l'esperto sei tu e mi fido di te. Dai, fai tutto un po' più grande. Però dimmi te, eh. Ah sì, bello, bello. Ma forse rifarei tutto come avevi fatto tu. No, perché l'esperto sei tu. Allora, facciamo tutto più grande del 13%. Alziamo di 3 mm. E 2 mm più a destra. Anzi, no, 1 mm a sinistra. Sì, ok, ora abbassiamo di 2 e un altro millimetro a sinistra. Abbassiamo ancora di 1. Ah, ora sì che è perfetto. Non trovi? Altrimenti era sbilanciato. Sei d'accordo, vero? Ma che è tutto sto bianco? E tutto questo spazio? Riempiamolo, no? Vi siete riconosciuti? Avete riconosciuto i vostri clienti? Sicuramente ci sono tantissime altre tipologie. Scrivetemi nei commenti i vostri tipi di clienti. Spero che vi siate divertiti e se volete continuare a vedere i miei video, seguitemi su Facebook e su YouTube. Ciao!